Il potente attore Antonio Banderas è positivo al coronavirus. Antonio Banderas è uno degli attori più vigorosi di Hollywood, eppure è risultato positivo al coronavirus. Io Serafino Massoni, non sono per niente vigoroso e ho 80 anni compiuti. Inoltre vivo nella Lombardia, che è una delle regioni d'Italia più infettate o infestate dal coronavirus. Eppure io Serafino Massoni, non ce l'ho avuto il coronavirus, benché, ripeto, io abbia già 80 anni compiuti e non sia per niente vigoroso. Io ho una mia idea, io ho una mia idea relativamente al coronavirus, perché non conta per niente il vigore fisico, la prestanza fisica. Ciò che conta è la potenza immunitaria, e si vede che è vigoroso il mio sistema immunitario, è vigoroso. E poi la mia vigoria io la manifesto anche in altre maniere, non soltanto non prendendo il coronavirus, ma anche scrivendo opere di questo tipo, vedete? La stirpe del serpente, vedete? La caduta di Troia, un'opera che ora impazza in tutte le librerie, tutte le librerie italiane. Ma poi no, mica ho scritto solo questo io, Mica ho scritto solo questo, perché ne ho scritte tante di opere prima, Ecco qua, per esempio, tutte le opere che ho scritto prima. Io la mia vigoria la manifesto in questa maniera. Per cui mi dispiace tanto per Antonio Banderas. Egli potrà essere vigoroso quanto vuole sul piano muscolare, ma si vede che ha delle difese immunitarie molto basse. Ok, cari amici, io ho espresso la mia opinione e adesso voi liberamente esprimete la vostra. E a tutti voi tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.